Allora, è tutto figlio dei risultati, quindi è una conseguenza. Lo scontento dei tifosi è naturale. Chiaramente tre sconfitte di fila sporcano il percorso, sporcano la classifica, quindi fa parte del gioco. Capisco il fatto dei tifosi di essere scontenti, quindi questo non sarei diciamo così, fuori luogo a meravigliarmi di una situazione del genere. Sono da tanti anni in questo mondo e fa parte del gioco, e assolutamente li capiamo perché hai voglia che raccontiamo delle prestazioni, diamo una spiegazione alla parte tecnico-tattica, tutto quello che volete. I punti sono pochi e le sconfitte sono troppe. E quindi va tutto di pari passo anche la reazione della nostra gente. Mister, sul gol, difesa immobile, cosa che è successa anche durante altre azioni. Cosa sta succedendo e perché si sia una spiegazione? No, allora, prepariamo una partita contro una squadra molto forte, l'avete detto tutti anche voi ieri. Partiamo con l'idea di fare una gran partita, di fare come magari poi ha dimostrato nella ripresa, però la prima verticalizzazione, è chiaro che se vai sotto contro una squadra così forte, dopo diventa tutto più complicato. Chiaramente l'atmosfera diventa negativa, noi perdiamo sicurezza, loro hanno una fisicità non notevole e quindi è chiaro che si complica. È chiaro che l'errore di oggi è stato quello, insomma, questa palla verticale che ci ha tagliato a metà e abbiamo subito questo gol. Poi si è complicata contro una squadra veramente, veramente forte, ma nonostante questo mi sembra onesto dire che la mia squadra ha provato comunque, ha fatto secondo me una ripresa molto buona, dove sempre ha fatto paio di situazioni di parate importanti, una salvata sulla linea, e quindi non, per la ripresa non posso veramente dire nulla. Però, come ho anticipato, come ho esordito all'inizio della conferenza, non ho neanche voglia di stare a spiegare la partita tecnicamente o tatticamente oggi, perché la cosa più importante oggi era il risultato e quindi è sicuramente sbagliato. Ci sono 2 settimane, non c'è la sosta, smetterà di lavorare, teme di non essere più lei l'allenatore della squadra. Questo non temo nulla, assolutamente, al di là di tutte le cose, rimango a quello che ti ho detto 2 minuti fa, è tutto il sistema, è questo, è veramente relativo. Cioè, a me quello che tocca è la stagione dell'Ascoli, la classifica, io mi preoccupo di quello, assolutamente, è quello che conta, dopo il resto fa parte del gioco. Mister, se posso, c'è stato un cambiamento netto tra il primo e il secondo tempo. Dopo aver regalato 50 minuti all'avversario, l'Ascoli ha deciso di iniziare veramente a giocare a calcio. Che è successo Perché 50? al decimo del secondo tempo, quando c'è stata quella doppia occasione Sì, ma non è, con dobbiamo, non è che possiamo analizzare le occasioni No, rispetto alla a livello prestazione. mentale, come mai la squadra Allora, si io è ti dico la verità, messa non ho tanta voglia di in rilievo? No. spiegarla, però ti dico la verità, anche nel primo tempo abbiamo pagato, sotto l'aspetto psicologico abbiamo pagato il gol subito, subito, perché poi chiaramente per fare la partita che volevamo ci vuole grande energia, grande adrenalina, grande coraggio e convinzione. Vai sotto, un pochino ci siamo sporcati, però alla fine casco sempre a spiegarla. No. E mi sembra di essere banale a spiegare la partita, capito cosa ti voglio Sì, ma dire? dopo 4 minuti ce n'erano 40 per reagire e non c'è stata questa reazione. Quindi 40 per reagire non è di questo. Diciamo che ci ha sporcato il gol preso. Però io non ho visto che il Como abbia fatto chissà cosa neppure nel primo tempo. Secondo il mio punto di vista, qualche palleggio di troppo, questo sì, abbiamo perso metri, sicuramente non abbiamo fatto un buon primo tempo rispetto a quello che abbiamo preparato. E poi nella ripresa, invece, come dicevi tu, è un aspetto mentale completamente diverso, che la squadra voleva assolutamente reagire a questo risultato che ci penalizzava e ha fatto ottime cose. E rispetto al Como noi non siamo stati cinici. Però ci tengo che passi il messaggio che oggi la spiegazione tecnico-tattica va in secondo piano, No, io rispetto mi al riferivo momento. solo all'aspetto caratteriale. Aspetto caratteriale, posso dirti, meno male che ci sia stato almeno quel secondo tempo, nel senso,
Se dopo aver sporcato così la partita fosse andata di pari passo o se il Como avesse tirato fuori le sue qualità, che sono tantissime anche nella ripresa, allora mi sarei preoccupato, nel senso che il problema forse sarebbe stato più grande di quello che è. Io oggi ho rivisto la conseguenza di quello che ci sta accompagnando nelle ultime partite, nel senso la percentuale di situazioni che concediamo e quelle che vanno, andiamo sotto. È successo a Bari, mi dita a Bari quanti tiri abbiamo subito? Uno? Uno e mezzo forse. Ok, però se è una costante, cioè se con la Sampdoria devi vincere, pareggi, se a Bari devi pareggiare, la perdi. Questo che mi dà fastidio, cioè rimango focalizzato sull'aspetto mentale, psicologico, che non è consono al raggiungimento di risultati. Siamo qui per fare risultati, ok? Poi ognuno li raggiunge a modo proprio, ogni squadra a modo con le proprie caratteristiche, però dobbiamo rimanere focalizzati su quello che ha portato lo scontento oggi, che è la sconfitta e la classifica fastidiosa. Quindi è questo. Mister, buonasera. Ciao. Dopo la sosta, l'Ascoli avrà due trasferte. Per chiudere, le preoccupa più questa cosa o la sconfitta di oggi? Mentalmente, A me dico. preoccupa, l'ho detto anche un po' ieri, a me preoccupa noi, cioè io ho detto che noi avremmo dovuto giocare un po' contro i nostri difetti, anche oggi, no? Se noi isoliamo l'episodio, cioè noi oggi abbiamo, siete tutti d'accordo, abbiamo incontrato una squadra veramente forte, no? A livello qualitativo, fisicamente, ok? Ma nella prestazione io comunque non ho visto questa differenza clamorosa che c'è, netta, ok? Giusto? Quindi la preoccupazione che io rimango focalizzato non è sugli avversari. Non sarà sulla Reggiana, sul Venezia, ma su noi stessi. Perché vorrei farla analizzare a voi, mi piacerebbe di più. Aiutatemi. A occasioni limpide, ne ha avute più il Como o l'Ascoli oggi? E nel primo tempo il gol più un tiro fuori, giusto? Cioè, se andiamo però è finito il tempo cioè, secondo me è finito il tempo di spiegare. Okay, parlo a voi, e soprattutto al nostro pubblico, tanto il pubblico ascolta queste parole per capire la situazione. E quindi non mi posso preoccupare della Reggiana, la prossima o del Venezia, cioè, mi devo preoccupare di noi, perché noi abbiamo giocato la partita col Parma, con la Sampdoria, cioè, l'avete vista tutte le partite, però c'è sempre quel particolare che ci sporca la partita o che ci dà qualcosa in meno di quello che meriteremmo, e quindi dobbiamo lavorare su noi stessi, al di là che poi le qualità che hanno gli avversari, chiaramente, sono tutte da rispettare. Di attenzione e di concentrazione, soprattutto oltre che lo lasci dire, visto che questa squadra è limitata, perché io vedo che lei fa fatica anche nei cambi. Io l'ho anche detto più volte: possono essere condivisibili o meno, però quando le altre squadre hanno cambiano i giocatori, sanno chi mettono. Sì, però oggi la partita l'abbiamo sporcata al primo tempo, Sì, quindi no, non è ma neanche una io questione di cambi. non stavo criticando i tuoi No, cambi, io stavo ma non è, no, criticando ma stavo la neanche provando a partita. giustificarmi, perché le Vabbè, critiche oggi me le porto a casa ma per non abbiamo risultato, per scelte, tanto è il gioco. la critica. No, la mia era una critica su come è stato sviluppato il calcio per mercato estivo. È inutile che noi ci Allora, giriamo intorno. L'ho detto ieri, gliel'ho detta lei ieri in trasmissione, io lo il ripeto. mio compito non è di Poi noi fare. siamo qui e ci rimette Mister Diario e ci rimette Il lei. mio compito non è di essere qui. L'artefice di questa rovina sta Macerata, io non mi Non vergogno. sono, io non sono qui, io non sono pagato e non lavoro per giudicare, io sono pagato per fare i risultati. I risultati non ci sono in questo momento e quindi le responsabilità sono mie. Questo è Ok, il succo del discorso.